Chissà perché abbiamo tenuto tutta questa roba. Non ti ricordi quest'aquilone? Ci piaceva farlo volare con mamma e papà. Beh, quei giorni sono passati da tempo. Oltre 50 anni dal primo inimitabile capolavoro per famiglie, ci prova Rob Marshall a sfidare il mito della babysitter piovuta dal cielo col suo ombrellino incantato. E a modo suo ci riesce, perché la magia è intatta e l'eroina concepita da Pamela Lyndon Travers non può che trovarsi a proprio agio nella verve e nei volto bellissimi di Emily Blunt. Facevo volare un aquilone, si è impigliato in una tata! Mary! Poppins, sei tornata! Nel suo rimpianto, dunque, assolutamente no, anche perché il ritorno di Mary Poppins non pretende di adombrare il suo prototipo d'eccellenza, ma rielabora garbatamente stili e atmosfere con mescolanze di generi e tecniche, un'animazione che dialoga alla perfezione con il live action e con musiche originali e piacevoli, per quanto la colonna sonora premio Oscar dei fratelli Sherman e Kostal resti unica nella sua magnificenza. Così hai riempito di sciocchezze la testa dei ragazzi. Hai dimenticato come ci si sente ad essere piccoli. Il racconto è ambientato 25 anni dopo il primo film. Siamo in piena depressione e questa è la causa del malessere del giovane neovedovo Michael Banks, ovvero uno dei bimbi cresciuti da Mary Poppins nel capitolo del 1964. Lui stesso ora è padre di tre mocciosi simpatici ma toccati dalle difficoltà del papà e dalla mancanza della mamma. Mamma, come hai fatto? Che cosa? Ovviamente ci pensa Mary Poppins a sistemare le cose e con lei Jack, l'amico acciarino incarnato dall'autore divo di Hamilton, Lin-Manuel Miranda. E se fra le scene meglio congegnate si segnala il segmento in cui Mary, Jack e i tre bimbi diventano parte integrante di un vaso di porcellana da preservare in memoria, sono soprattutto tre camei a marcord, tanto intelligenti quanto gustosi. Il primo, con la presenza di Meryl Streep, chiamata perché già protagonista di Saving Mr. Banks nel ruolo della Travers. Il secondo, con quella commovente dell'ultra novantenne Dick Van Dyke, l'indimenticabile spazzacamino nonché unico sopravvissuto fra i protagonisti del primo film, ed infine Angela Lansbury, che con i suoi 94 anni è l'attrice britannica finora più longeva. In definitiva, il film confezionato da Marshall è un romanzo di formazione e musical per famiglie nella tradizione più classica, ma perfettamente piacevole per i millennials. Provare per credere. Andiamo!